17° Congresso Nazionale Artedo Sicilia, Isola Creativa, e abbiamo il piacere di avere con noi Stefano Centonze, presidente e ideatore di Artedo e Artedo Network. Da cosa nasce Artedo, Stefano? Artedo nasce da un sogno, nel senso letterale del termine, perché quello che è diventata in questo momento Artedo, sia come associazione ma anche Artedo Network, quel network che ha oggi la missione di diffondere, no? L'idea di creare una cultura intorno a queste professioni che ancora oggi portano il nome di arti terapie, nasce appunto da un sogno reale, un sogno vero, un sogno a occhi aperti, nel quale immaginai tempo fa, anni fa, che queste affascinanti professioni, ancora abbastanza sconosciute, fosse impossibile che non arrivassero, insomma, nella cultura più aperta, no? nella cultura delle persone. E io avevo da poco terminato la mia formazione e il fatto che di aver scoperto che ancora non ci fosse nessuna dignità, che ancora non ci fosse nessuna forma di riconoscimento, sapendo tutto quello che aveva comportato per me fare questa formazione, mi portò ad immaginare oltre, a vedere oltre. E quel vedere oltre poi, con un po' di calma, un po' di tempo, ha portato qui, adesso, in Sicilia, Isola Creativa. Esatto, Isola Creativa, vedere oltre, creatività. Sì. Tu parli spesso di creatività. Sì. Perché parliamo di creatività? Perché la creatività è la forma più evoluta dell'intelligenza. La creatività appartiene alle persone che sanno sfruttare al meglio concetti apparentemente scollegati tra loro, collegarli mettendo in fila pensiero ed emozioni. E quindi informazioni che vengono dall'esterno con informazioni preesistenti. Chi sei con ciò che fai, ad esempio. E quindi creatività invece di altre definizioni, perché lo considero un argomento trasversale, la creatività abbraccia le arti terapie. Le arti terapie che oggi vengono vissute, recepite da chi ascolta il termine come qualcosa che ha a che vedere con il terapeutico. Pur non essendo così, c'è poco da fare, c'è una convinzione che dura ormai da 50 anni, che bisogna sradicare. Allora, cerco di modulare opportunamente la creatività e le arti terapie, sapendo che però si basano su una matrice comune, che è appunto, ecco, il linguaggio artistico, per fare qualcosa che non sia destinato ad un pubblico, insomma, ad una performance, al senso estetico delle cose. Quindi creatività come base. Ma ci appoggiamo anche a una parola, un senso molto profondo, che è anche intelligenza emotiva. In che modo tu porti avanti l'iniziativa, quali sono le iniziative che porti avanti attraverso l'intelligenza emotiva? Allora, il binomio creatività-intelligenza emotiva nasce principalmente da una evidenza. La creatività è da sempre il mezzo elettivo per dare forma alle emozioni. L'intelligenza emotiva esiste da sempre, codificata con questo nome da circa un secolo. È una competenza di vita, oggi le chiamano life skill o humanities, fondamentale da sempre, ma quando il mondo si accorge dell'esistenza di questa competenza? Quando tutti si accorgono che manca. Nel senso che ad un certo punto sembra che il più grande passo in avanti sia un passo indietro, cioè tornare davvero ai fondamentali, quindi recuperare la dimensione umana, quindi recuperare i valori, quindi recuperare le emozioni. Allora, deve esistere un tramite per prendere queste emozioni e portarle al potere della nostra vita. Non basta dire ci sono delle emozioni, ma bisogna trovare il modo anche per incontrarle. Ecco, il mezzo creativo che più della filosofia, più della religione, ha messo le persone davanti a se stesse attraverso proprio il mezzo artistico è proprio il linguaggio della creatività, che è il modo migliore per sperimentare le emozioni in movimento. Certo. Bene, e faccio un'ultima domanda. Quanto è importante questa giornata per te, in questo convegno? I nostri congressi annuali sono dei momenti importantissimi per una serie di ragioni. Prima di tutto perché è un appuntamento di famiglia.
perché per noi è un incontro tra persone che si vogliono bene, principalmente c'è questo. Con il tempo l'obiettivo è di diventare sempre di più un movimento, cioè una corrente di pensiero più che un modo di fare qualcosa. Una corrente di pensiero vuol dire avere lo stesso sentire intorno ad una missione che tutti percepiamo come nostra, cioè dare a qualcuno che ha bisogno di un punto di vista esterno lo strumento per poterlo acquisire. Ecco dove c'è questa cultura della creatività per le emozioni e per l'intelligenza emotiva. E allora questo è un appuntamento importantissimo perché si scambiano le esperienze di tutti i nostri amici che vengono da tutte le nostre sedi d'Italia, che confluiscono nel luogo preposto per questi incontri per rimotivarsi, acquisire nuove informazioni e tornare poi a diffondere questa cultura esattamente con lo stesso entusiasmo con cui questo progetto è partito 7-8 anni fa. Bene, e poi ecco, era una cosa fantastica, meravigliosa, l'intelligenza emotiva e la creatività sono le chiavi per avere successo, ma nel senso lato, no? Sì, c'è ormai un noto decalogo che viene emanato da enti che lavorando con le multinazionali stabiliscono quali debbano essere le competenze per il futuro. E tra queste competenze ci sono sia la creatività che l'intelligenza emotiva. Non sono esattamente al primo posto. L'intelligenza emotiva è la sesta competenza, la creatività è la terza. Però considera che 5 anni fa, quando il World Economic Forum emanò il primo elenco, il primo decalogo, la creatività era al decimo posto, cioè era una competenza quasi in uscita. Al primo posto c'è sempre la capacità di risolvere problemi, ma la capacità di risolvere i problemi dipende molto dalla creatività e dall'intelligenza emotiva, perché bisogna sviluppare per risolvere i problemi una capacità di vedere oltre. Vedere oltre vuol dire vedere anche se stessi in maniera differente, cioè quindi avere una consapevolezza di sé che i mezzi creativi ti danno perché tu possa aprire una finestra sulla tua sfera intima, quindi sulla tua identità personale. E da lì che poi comincia ad arrivare tutto il resto, capacità di pensiero astratto e quindi di pensiero critico, flessibilità cognitiva, capacità di collaborare con gli altri, capacità di leadership, prendere delle decisioni congrue, quindi valutare opportunamente i processi decisionali, fino alle capacità di negoziazione, che poi diventano le abilità più richieste dal mondo dell'impresa perché vuole entrare nel merito degli scambi, no? Quindi della negoziazione inteso come comunicazione ma anche come marketing. Ora, se consideriamo che tutto questo diventa un'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per tanti giovani, allora diciamo che se torniamo a monte e ci educhiamo alla creatività per l'educazione emotiva, forse abbiamo più di quello che serve per cominciare a coltivare anche le altre competenze ed affermarci nel mondo del lavoro, del mercato unico, molto più di quanto non stia accadendo adesso. Lo speriamo tutti quanti. Grazie Stefano. Grazie a te.